A mo' di introduzione del personaggio di Józef Robakowski, senza dubbio uno dei più importanti artisti polacchi dell'Europa dell'Est, ma non solo. Historii sztuki neoawangardowej lat 60-tych, 70-tych i kontynuacji w latach 80-tych, 90-tych. Lo sguardo alla sua arte e nello stesso tempo lo sguardo a tutta l'arte neoavanguardista degli anni 60-70 che poi ha avuto la sua continuazione negli anni 80 e poi. Bisogna sottolineare che qui abbiamo a che fare con un artista estremamente attivo tuttora. Noi ci siamo dati il compito di incoraggiarvi di conoscere la sua arte nell'ambito del video e del film. Quei pezzi di film ci fanno pensare, ma dov'è il confine? Che cos'è? È l'arte e il film? E in realtà secondo me è una via di mezzo tra ambedue. Józef Robakowski ha finito una delle scuole più famose polacche di film e quello che lo differisce da tanti altri artisti che sono interessati delle nuove media è la sua professionalità e la sua preparazione che appunto ha acquisito alla scuola di Łódź. La cosa particolare dei suoi film degli anni 60 e 70 è che sono stati effettuati usando la pellicola 35 mm, quindi una pellicola professionale. I film prodotti nei tempi della sua militanza, del suo impegno nel gruppo artistico Il Laboratorio della Forma Cinematografica, che è un gruppo creato negli anni 70 che continua ad essere un punto di riferimento molto importante per le nuove generazioni degli artisti che si occupano delle nuove media. Quando parliamo dell'arte di Józef Robakowski degli anni 70, spesso ci riferiamo al concetto del cinema disteso, extended cinema. Crea molto bene il concetto di quello che Robakowski voleva fare, ovvero coinvolgere lo spettatore, anzi aggredirlo con la luce, con il suono, di distendere la sua percezione. Ma quello che ha deciso sulla posizione di spicco di Józef Robakowski nell'arte dell'avanguardia, non solo l'appartenenza al gruppo, è stata la creazione e lo sviluppo del concetto creato da lui stesso, ovvero il cinema proprio. Od razu na przywitanie powiedział: Józiu, podobno masz bardzo poważne problemy. O tak, o tak. Piegi. Piegi, panie doktorze. Mama coś szeptała mu do ucha. Pewnie o mnie. Il cinema proprio erano spesso le realizzazioni fatte a casa sua, era un modo per l'artista di prendere le distanze dalla realtà degli anni 70, dagli anni 80, della situazione storica polacca, prendere le distanze dalla realtà della vita di tutti i giorni in un paese comunista.
e anche dalla storia che impegnava di essere in qualche modo relazionato alla politica. E il suo cinema, il cinema molto privato, a volte anche autobiografico, era la sua risposta alla storia che non voleva e che respingeva. Raz, 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 dwa, 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 trzy, cztery, 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 raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, 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 dwa. Ma nonostante questo autobiografismo non ha mai smesso di essere uno che scruta le nuove media, quello che ci dicono, quello che ci trasmettono. È l'elemento più convincente della sua pratica artistica, è l'unione dell'esperienza di uno che si occupa del cinema. Con uno sguardo di un artista molto soggettivo, molto privato, che propone la sua versione della realtà per opporsi alla realtà che respinge, con cui non è d'accordo, che non condivide. Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. Noi negli anni 70 abbiamo toccato gli stessi problemi, però dal punto di vista pratico, non più teoretico. Il kino ja rozumiałem jako taką energię fisiologiczną. Io ho conosciuto il cinema come un tipo di energia fisiologica. Il cinema può far male, il cinema può essere come uno sparo. Il cinema energetico è possibile, il cinema in cui ci concentriamo sull'espressione fisiologica, non più intellettuale. Io mi occupo della concezione energetica del cinema, dove non ci sono regole. È un tipo di cinema vitale in cui la concezione dell'arte è molto alla base del performance. L'energia non ha parametri. Tutte le nostre abitudini che derivano dalla tradizione dell'arte qua non hanno niente a che fare. 160, 170, 180, 190, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Nel primo dopoguerra abbiamo avuto in Polonia un teoretico che si chiamava Karol Liszkowski, a cui hanno commissionato nel 1922 un libro intitolato La decima musa. Lui allora era consapevole che il ruolo del cinema non è ripetere la realtà, non è mimetizzare la realtà, ma la natura del cinema sta nella luminosità, nell'energia della luce. Jadą samochody, 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 jadą, 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 jadą.
Ludzie. Noi negli anni 70 abbiamo toccato gli stessi problemi, però dal punto di vista pratico, non più teoretico. A volte, nei tempi del socialismo, la videocamera si doveva chiudere. Nello stato di guerra le macchine fotografiche erano tolte dal potere. In quei tempi lì un grande aiuto ci hanno dato le videocamere dei dilettanti, które mam w domu, che avevo a casa. I taką metodą skrytą można było filmować tą rzeczywistość, która była przed oknem. Si poteva registrare la realtà davanti alla finestra con questo metodo un po' di nascosto, data la specificità della mia arte. Per me è uguale se è una cosa professionale o da dilettanti. Cenię bardzo też film amatorski, który niekiedy jest dużo wnikliwszą rejestracją sytuacji społecznej czy politycznej niż właśnie kino zawodowe. Io apprezzo molto il cinema amatoriale perché molto spesso guarda la realtà in modo molto più dettagliato, molto più specifico rispetto al cinema professionale. Yes. Energią. Il film dalla mia finestra è una prova del fatto che grazie alle macchine amatoriali si può tranquillamente notare, registrare quel passaggio che è avvenuto tra il socialismo e il capitalismo in Polonia. Perché a metà del film entriamo già nella Polonia libera, non più sotto il regime comunista. Nessun documentalista polacco professionale ha registrato questo cambiamento. Bliżej. Dalej.